Ciao a tutte, Aliens, oggi sono qua con un nuovo video ed è una recensione, ma dai, lo so, sarà un po' noioso questo periodo di video, ma purtroppo ho tante recensioni da fare ed è sul sito low cost che si chiama Yes4 ed è uno dei siti che diciamo mi ha dato più soddisfazioni tra quelli che ho con cui ho collaborato fino adesso. Allora, a parte un prodotto che ho dovuto buttare via dal nervoso, sì, non sono normale, però è così. Sono riuscita ad acquistare, diciamo, tra virgolette, perché come succede sempre, per chi non lo sapesse, le dinamiche di una collaborazione, almeno con me è così, perché compensi in soldi non ne voglio. Loro mi chiedono che prodotti voglio prendere. Mi stanno distraendo le voci dei bambini fuori dalla porta. Vabbè, che prodotti voglio scegliere? Mi dicono che budget ho e io posso acquistare, tra virgolette, perché mi vengono dati gratuitamente dei prodotti. Sono riuscita a prenderne 5-6. Il sesto è andato fuori dalla finestra. Io spero di avere una foto e se ho una foto ve la metto adesso, che è questa collana qua. Ci sono tipo una specie di due ali congiunte da un piccolissimo anellino. Questo anellino mi si rompeva ogni 3x2. Peccato che non è che si rompeva, poi si aggiustava e rimaneva così. No, mi si rompeva per strada. Tante volte l'ho perso. Infatti, l'ultima volta ho perso l'anellino che li congiungeva. L'ho mandata a cagare, l'ho buttata via perché mi ero veramente rotta le palle. Oltretutto, puzzava e sembrava tutta arrugginita. Quindi, niente, l'ho cacciata fuori dalla finestra. La prima cosa di cui voglio parlare è questa collana, che è diciamo la preferita di me e mia mamma. E praticamente è una collana argento che ha questo lungo, insomma potrebbero farlo anche più corto, questo lunga catenina, e tu puoi scegliere la misura. Insomma, io di solito la metto all'ultimo per averla proprio attaccata al collo. E mi piace un sacco, solo che dopo un po' mi dà fastidio, ma perché non sono molto abituata a tenere accessori, collane e orecchini. Però è veramente molto bella e non si è ancora rotta e la praticamente l'ho usata quasi sempre. Mi piace un sacco. E poi dopo altra collana che ho preso, che molte ragazze me l'hanno vista indossare spesso, è questa qua, nera, che bisogna sempre mettere a posto i pendaglini, bellissima, che era tanto che gli facevo la bocca, queste collane, addirittura la volevo comprare da Accessorize, mi pare, o da quelle parti lì, che è finto oro, assolutamente, con queste pietruzze nere. La collana è fatta così, a pezzettini, ma è veramente molto bella, e anche questa è comoda, questa qua non mi fa neanche male, non la sento proprio, come se non indossassi niente, la misura è giusta per me, mi piace un sacco. Altre due cose che ho preso, prima di farvi vedere quella che indosso ora, che sono veramente tanto utili, e io le ho comprate proprio perché sapevo che dovevo rifare camera mia, che l'avete vista anche nel videovlog, sono queste due cose. Questa qua è il portaanelli da espositore, che si vedono anche tipo nei negozi cinesi, questo qua, che ha questo coperchietto, proprio fatto tipo una scatola, non è che sia granché però. Ed è fatto con questo vellutino con vari buchini, ce ne sono veramente tanti, tanti portanelli, ecco così, ci sono i peli di slash ovunque, e io qua tengo i miei anellini, non so nemmeno tutti perché gli altri ce li ho ancora negli scatoloni, però è veramente comodo, a me piace un sacco, ci sono tanti buchi, quindi so che potrò prendere centinaia di decinaia, sto dicendo centinaia di anellini che posso metterli sicuramente qua dentro, guardate quanti buchi. E oltretutto ci sono alcuni degli orecchini che non posso appendere alla bambolina che alla bambolina all'appendino degli orecchini che ho preso anche da questo sito, perché sono piccoli e non hanno il gancetto, semplicemente per quello, e non riescono a star dentro. Questo qua mi è tanto utile perché è carino anche da tenere fuori e non lo so, è bellino. L'altro è il porta orecchini, che è questo qua utilissimo. Io li tenevo prima nella bambolina dove ora tengo le collane. E ha un po' di posti, diciamo, limitati, ha quattro file, da 3, 3, 6, 3, 9, sì, no, 12, 12 posti, quindi non è che. Cioè, sì, sono un po', sono 12 ogni fila, però comunque, se siccome sono ingombranti, io di solito lascio uno spazio tra ogni orecchino, così che io riesco a sfilarli meglio. Però è comodo ed è carino. Poi è piccola, questi piedini che lo reggono su, quindi non è che sballonzola o okay, che. È veramente molto bellino.
me piace un sacco. Me l'aspettavo un po' più grande, però sostanzialmente va bene per le misure della mia camera, questo cuore. Poi è un bel materiale, non sembra robusto, ecco. Mi piace un sacco. Questo qua. Le mie facce solite. E l'ultimo prodotto invece è questa maglietta che indosso adesso, maglietta top, che sembra cotone, ma non penso sia cotone, conoscendo i materiali cinesi. Però mi piace un sacco perché la puoi tenere sia così, come la sto tenendo io adesso, con le spalline tirate su, quindi sembrano delle spalline piccoline piccoline, o in giù. Quindi hai due modi di usarla. Io la vedo molto con o i pantaloni a vita alta, ovviamente, o le gonne a vita alta, perché non so come dire, non è uno di quei top originali, diciamo, sembra proprio di una linea basic, senza nessun disegnino, senza grandi cose, quindi sarebbe bene abbinato a una cosa a vita alta, che sembra proprio quasi una canottiera, non so come dire. Non mi so spiegare molto bene, però questo qua mi piace un sacco perché, tipo, se non lo voglio mettere senza niente sopra, posso metterlo perché, appunto, mi metto una gonna vita alta, eccetera. Se no, io di solito lo indosso con i leggings, così mi si vede un po' di panza, e poi sopra magari una canottiera larga, largona, oppure un po' trasparente. A me sembra carino. Niente, la review finisce qua, molto veloce, molto pratica, così devono essere le review, basta. Anche perché non c'è nient'altro da dire, perché veramente, a parte la collana che ho gettato nel momento di ira, perché veramente non la potevo più vedere, sono tutte cose che mi sono piaciute veramente un sacco, anche questa qua l'abbiamo già lavata più volte, non si è ancora rovinata, neanche un filo, cioè. Quindi sono stata veramente contenta di questo sito e ve lo consiglio a tutte. Vi mando un grosso bacione, a parte la collana. Era molto carina, però se non le sapete fare bene le collane. E io a loro gliel'ho scritto anche perché si aspettavano questo video e ho detto però sappiate che non c'è una collana perché io l'ho buttata via. Bene, arrivederci. Ci vediamo al prossimo video, Alex. Un bacione!